Io sono convinto che proprio per le ragioni che dicevo, vi chiedo scusa se continuo a seguire quel ragionamento dal quale peraltro voi stessi siete partiti con le prime considerazioni di Andreoli, la politica abbia il dovere di riproporsi in termini di valori, di visione, in termini se volete anche pedagogici, in certa misura perfino arrivo a dire ideologici. E tali da rendere credibile poi il proprio programma. Ad esempio, se io ho una visione positiva dell'uomo, se la mia è una cultura dell'antropologia positiva, sono portato a privilegiare la società allo Stato, il che non significa che voglio uno Stato fragile, voglio uno Stato minore ma più autorevole, ma credo soprattutto nel primato della società e credo in conseguenza che il compito dello Stato sia quello di scatenare la vitalità della società, non di sostituirsi ad essa. Questo è un tema di conflitto politico che a mio avviso è conseguente alla diversa premessa relativa alla visione dell'uomo, Ti cioè di riferisci, per non sinistra. esempio, Maurizio, ti riferisci, per esempio, alla fruizione dei servizi di welfare? Nel primo Ma caso mi riferisco, certo, si deve. io credo molto nel principio di sussidiarietà, credo che il futuro del nostro modello sociale, poiché prima Giacalone faceva intelligenti osservazioni su ciò che siamo in rapporto alla dimensione globale, quei numeri relativi alla popolazione, relativi alla ricchezza, si confrontano poi con un 50% del welfare globale che noi europei consumiamo. È evidente che quello squilibrio non è sostenibile. Noi ce la faremo a mantenere, anzi a rendere più efficaci i sistemi di protezione e di sicurezza sociale solo se investiremo significativamente nella capacità di auto-organizzazione della società.